sei una coppia e non vuoi nessuno in camper con te a dormire. Sei molto geloso dei tuoi spazi. Io sono Fabio. Io sono Chiara. E noi siamo gli Allemandici. E prima di tutto ti ricordiamo di seguire il nostro canale e attivare la campanella. E poi? E poi seguirci sul nostro blog, Facebook, Instagram. Ho detto tutto? No, come al solito manca Pinterest, ma va bene. Ti ricordiamo il nostro blog è www.allemandici.it. Tanto trovi sempre tutto nel box informazioni. E oggi ti presentiamo un camper adatto a una coppia. Si tratta di un McLuhis Steel 562 e lungo 6,30 m più sì, o meno. Quindi non è lunghissimo ed è un camper con una pianta un po' particolare perché è il letto alla francese, sì, cioè un letto piazzato longitudinalmente rispetto sul fianco. Di fianco c'è il bagno, c'è un'ampia dinette e soprattutto è un semi integrale, quindi niente mansarda per il secondo. La potresti seconda trasformare la dinette in letto, ma intanto però... se prendi un camper così non lo vuoi, sì, anche perché non ha il letto basculante neanche, no, quindi. Infatti lo possiamo vedere bene per una coppia essenzialmente, una coppia che anche vuole di avere mezz'età. Sì, di mezza età, che perché il letto non è basso, solo, ma anche di mezza età, però perché il letto è basso, è un camper corto, quindi ti permette di girare bene nelle città e ovunque, sì, più facilità di manovra rispetto, sì, magari al nostro Merlino. Però è adattissimo per... Però per due persone che magari hanno anche un interesse ad avere uno scooter. Perché sicuro, questo camper monta un portamoto Goldschmidt. Quindi un signor portamoto, caspita. Ma non abbiamo detto dove puoi trovarlo, questo puoi camper. Puoi trovare al centro camper Lodi. Ti lasciamo tutti i vari riferimenti del centro camper Lodi nel box informazioni. E andiamo dentro a vedere com'è. Ok, eccomi qui. Come puoi vedere, la prima cosa particolare è il letto alla francese. Il letto alla francese, se non conosci bene la forma, non è un letto perfettamente rettangolare, ma gli manca un angolo. Sì, però non è un problema, ci no, si sta no, benissimo. No. Caspita, ci si sta all'estero. E come puoi notare, lo adorano tanto perché soprattutto è basso, è un letto all'altezza di casa, diciamo così. Vediamo, fai vedere. Vai, opla, bravissima, quindi ci sta. Non devi usare la solita scaletta mitica che ti distrugge il piede. No. Allora, mentre sei qua apriamo perché il bagno ha la particolarità dei letti alla francese, è un bagno che anche lui è messo in lunghezza, quindi avrai davanti il WC con il suo lavabo e in fondo una bellissima mega doccia. Noi non la adoriamo tanto questa disposizione perché per andare in doccia devi passare davanti al WC, quindi sì, devi spostarlo. Non è un problema. Non è un problema, però. I WC nei camper ruotano e non quindi, è un problema. Però noi lo preferiamo disposto in altra maniera. Difetto. Poi, dopodiché, abbiamo un armadione bello grande. Voilà. Un armadione veramente grande, come puoi vedere, porta abiti. È sotto uno spazio che sembra un armadio ma non lo è nel senso che ospita le bombole esternamente e quindi all'interno non puoi scavare quasi niente se non qualcosina magari delle bottiglie se o delle bottiglie oppure spazio. Per esempio le cose per pulire il camper pulendo, sì, i detersivi, sì. Ma qui abbiamo un altro mobiletto, abbiamo il portabottiglie qui mi sa, sì. Infatti qui abbiamo il portabottiglie. Ovviamente una coppia di due persone adora bere, trattarsi bene in camper, quindi porta bottiglie. Una coppia di due persone è alcolizzata. Noi sì. Dopodiché abbiamo la c'è sua il comodino anche. Sì, comodino e il porta televisione qui in alto che è fatto in maniera tale che puoi scegliere se mettere la televisione dal lato del letto o dal lato della dinetta, secondo di dove vuoi guardare. Sopra il letto abbiamo un oblò. Abbiamo l'oblò e abbiamo ovviamente dei pensili atti a tenere tutti i tuoi vestiti. Sì, hai davvero un sacco di spazio perché oltre ai pensili, come vedi, ci sono delle nicchie per sì, tutta la lunghezza. E ovviamente i pensili continuano anche, come puoi vedere, nella zona giorno e anche dei pensili piccolini dove puoi mettere, per esempio, le tue guide sopra la cabina di guida che, come ti ricordiamo, essendo un semi integrale, non ha la mansarda sopra. Cosa che non hanno tutti i comodini è che tutti i camper che hanno dei spazio. Comodini e avere lo spazio proprio anticaduta, sì, perché c'è un rialzo e hai delle nicchie anche qua sotto, tra l'altro, quindi spazio ne hai davvero veramente tantissimo. Tanto andiamo avanti nella zona davanti.
e abbiamo la nostra dinette bella grande che permette l'utilizzo di 4 persone, dinette contrapposta perché può diventare volendo un altro letto, ma ovviamente non è, diciamo, proprio un'emergenza. Sì, esattamente. Abbiamo i 3 fuochi messi disposti bene, in disposti bene. C'è spazio per usarli tutti e 3. Poi dopodiché abbiamo il nostro solito lavandino e facciamo vedere, abbiamo un mobiletto d'esempio enorme. D'esempio il mobiletto per la cucina enorme, e abbiamo 2 cassettoni. 3 cassettoni. Vediamo cosa c'è dentro. Porta posate. E poi abbiamo un altro cassetto. Bello alto. Bello ampio. E l'ultimo cassetto. Un terzo cassetto. Che il classico portapentola o anche dispensa. Sì, in fondo, quello si vuole. Sì. Voilà. E comunque di questo camper quello che mi colpisce è davvero la quantità di spazio di stivaggio, sì, perché ne ha veramente tanto, considerando che per 2 persone, quindi diventa veramente veramente tanto tanto spazio. Ah, l'ultima cosa, la cosa bellissima dei normalmente dei nuovi camper che fanno semi integrali sono questi mega, sempre questi mega blow. Chiaramente con la giunzariera. Ovviamente, purtroppo questo camper non ha lo skydive davanti, ma alcuni camper qui davanti ne hanno un altro che fa veramente venire tanta tanta luce. Abbiamo però il turbo vent. Abbiamo il turbo vent. Quindi puoi usarlo sia come ventilatore sia come aspiratore, perché puoi girare, sì, praticamente il senso delle pale. Abbiamo la sua centralina un pochino più moderna, diciamo, rispetto ad altre tipologie. Un grande specchio. Grande abbiamo specchio il cestino della Brunner già montato. Cioè che questo ovviamente l'hanno messo in più i proprietari precedenti. Però fa sempre camper comodo. Abbiamo delle luci molto, sì, sembrano belle. Non so se sono LED, ma hanno la divieta poi di cambiarle e mettere a LED perché per consumare poco. Sicuramente. Ultime 2 informazioni, ovviamente non possiamo fartele vedere, ma ci sono. Abbiamo un doppio serbatoio per le acque chiare, quindi penso quasi 200 litri d'acqua. Soprattutto hai le sospensioni idrauliche, quindi miglior tenuta dietro. Sono gonfiate d'aria, quindi veramente veramente migliori per la tenuta del tuo camper. Questo mezzo è del 2007 e ha poco più di 41.000 km, ha fatto davvero poco strada. E in vendita in questo momento a 30.500 euro, e il portamoto che ti abbiamo fatto vedere è un extra, quindi sì, in realtà puoi scegliere tu se averlo oppure no, e costa 1.500 euro. Esatto. Noi lo consigliamo particolarmente per una coppia di anziani, comunque va bene per anche due giovani. Ma però perché per una coppia di anziani? Perché è l'altezza tutto molto basso, è sia la salita proprio al camper, e anche gli scalini sono bassi, i letti, la dinette hanno proprio, sono tutti sono belli più bassi, bassi rispetto ai nostri, sì, quindi sì, comunque molto più semplice salire. È piccolo, è corto, quindi anche molto semplice da girare insieme, insomma. Sì, però c'è abbastanza spazio appunto per girare, c'è tantissimo spazio per gli oggetti. Io vedo mia nonna quando viene in camper si porta al mondo, quindi può essere utile avere più spazio. Anche se avere troppo spazio poi lo riempi troppo, quindi è normale. Anche quello è vero, però. E quindi va bene, ti ricordiamo sempre che lo puoi trovare qui al centro camper Lodi. Ti ricordiamo che trovi nel box informazione tutti i vari riferimenti. E ovviamente ti ricordiamo di mettere un like e attivare la campanella per il nostro canale. E poi sì, puoi seguirci sul blog dove troverai comunque un riassunto scritto di quanto ti abbiamo detto. E seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e Pinterest. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.